Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Innanzitutto buon anno nuovo. Il primo video dell'anno, oggi è l'8 gennaio, quindi l'ho presa un po' con calma. Il primo video dell'anno in realtà esce già a metà mese, però mi sono totalmente rilassata, anche se ho continuato a lavorare, perché in realtà io le ferie, le vacanze di Natale non le faccio mai, lavorando neanche nel centro commerciale. Sono, in realtà è il periodo che lavoriamo di più durante tutto l'anno e quindi sono stata a casa soltanto il giorno di Natale, Santo Stefano, e poi abbiamo subito ripreso a lavorare. Poi vabbè, il primo dell'anno eravamo chiusi, ovviamente. E quindi insomma, sì, ho staccato un po' la spina, ma fino a un certo punto comunque ho continuato a lavorare. Oggi però, appunto, 8 gennaio, voglio andare a togliere tutte le decorazioni di Natale, perché ancora non l'ho fatto. Avendo messo tutti gli addobbi ancora a novembre, adesso devo essere sincera, non ho più voglia di vedere le cose di Natale in giro per casa. In realtà avrei voluto già smontare tutto la settimana scorsa, quindi il 3 gennaio, però alla fine ho rimandato e tra una cosa e l'altra poi mi sono ritrovata oggi a dover fare tutto. Oggi sono a casa, o meglio, ho lavorato stamattina, quindi avendo il pomeriggio libero ne voglio approfittare assolutamente per togliere tutto e sgomberare un po' la casa. Ho iniziato ieri andando a togliere la ghirlanda sulla ringhiera, questa che porta poi al soppalco, e ho iniziato a mettere via tutto all'interno di questo scatolone. E ho tolto anche la renna che avevo in giardino. Adesso vado a togliere il fiocco di neve che ho nello stanzino sulla finestra di della stanza accanto alla cucina. E dopo mi dedico alle varie cose che ci sono qui in sala da pranzo, e poi andiamo sul soppalco, così tolgo l'albero di Natale e tutte le altre cose, anche perché sono proprio, ormai mi dà noia vedere le cose di Natale. Diciamo che appena passa il Natale mi viene subito voglia di andare a togliere tutto. Detto questo, mi metto le scarpe, così vado a togliere il fiocco di neve, almeno fuori ho fatto, e poi mi dedico all'interno della casa. Siamo fuori con le cagnoline. E questo è il fiocco di neve che mi manca da togliere. Ho già staccato la spina, ho tolto la prolunga. Adesso tolgo anche questo, così almeno qui non abbiamo più niente. Ho tolto anche lo sticker che avevo attaccato alla finestra. Adesso devo andare a togliere tutte le lucine, non si vedono, sì, eccole qui, che ho attaccato sul finestrone. Quindi alzo un attimo la tenda, così faccio subito anche questo. Ed eccole qui, ciao lucine. Ci vediamo l'anno prossimo. Adesso devo prendere uno sgabello, perché altrimenti non ci arrivo là in alto. Tra l'altro, bisogna andare a togliere anche quelle sulle travi, ma essendo molto in alto noi non riusciamo, serve la scala. Quindi quelle le toglieremo nelle prossime, insomma, nei prossimi giorni. Moca, chi hai visto? Quando alzo la tenda, loro si mettono subito ad abbaiare, perché abbiamo di fronte a casa il parco, bellissimo perché non c'è nessuna casa davanti, quindi abbiamo una bella vista. Però loro puntualmente, quando passa qualcuno, si mettono ad abbaiare. Mi sa che stanno abbaiando quel signore là in fondo. Moca! Ehi! Ho preparato sul tavolo vari contenitori, scatole e borse che utilizzo per mettere via le cose di Natale. Ad esempio, questa ghirlanda la metto sempre all'interno di questo sacchettino, dove è proprio scritto mobile TV, così ogni anno so che questo pezzo di ghirlanda va messa proprio qui sotto la televisione. Questo pezzo mi era avanzato dalle ghirlande che avevo preso per decorare la ringhiera. E visto che c'era, insomma, mi spiaceva non utilizzarla, quindi da un paio d'anni la metto sempre qui. Però per riconoscerla puntualmente ogni anno vado poi a rimetterla nello stesso sacchettino, almeno è tutto bello ordinato per l'anno prossimo.
Ho tolto anche questo alberello che devo dire mi è piaciuto molto. Questo non vado neanche a smontarlo, avendo spazio lo metto nel sottotetto così com'è. Qui invece in questa scatola ho messo tutte le decorazioni. Queste in legno le ho messe tutte qui insieme, mentre l'unica in vetro l'ho confezionata, cioè l'ho imballata in questo modo, almeno si protegge durante tutti questi mesi. Adesso vado a togliere anche queste cosine qui e poi do una pulita generale. Ormai è sera, giù ho completato tutto, ma adesso mi tocca sistemare tutte queste scatole dietro questa porta e smontare tutto il resto, quindi ghirlande, albero di Natale, ovviamente bisogna togliere anche tutti i cuscini di Natale e i vari decori che ho sul mobile. Insomma, qui ci sono un po' di cosine in più da togliere, anche qui sulla scala. Quindi direi di iniziare. Ciao alberello, ci vediamo l'anno prossimo. Abbiamo iniziato a mettere le cose nel sottotetto e praticamente abbiamo rimesso l'albero quasi del tutto montato. Manca soltanto la punta che per questioni di altezza non ci sta e quindi l'ho messo in questo scatolone, però tutto il resto è praticamente montato. Non andiamo mai a togliere i rami, così ogni anno montare l'albero in realtà è velocissimo. Mi sono accorta adesso che c'è ancora un addobbo, lo vado a togliere e qui ho portato anche la base dell'albero che quest'anno abbiamo messo per la prima volta. Quindi così. E adesso manca tutto il resto, ghirlande, palline varie, peluche. Insomma, c'è un po' di macello, però continuiamo, sti. Le piccole si stanno divertendo come matte. Qui abbiamo messo tutte le palline che c'erano sull'albero. Alcune in realtà non c'erano, infatti erano confezionate ancora dallo scorso anno perché abbiamo cambiato il colore quest'anno. Però li tengo tutte ordinate per bene nelle scatoline, così almeno durano il più a lungo possibile. Qua ci sono quelle bianche. Qua invece abbiamo messo tutte quelle dorate che avevamo appunto sull'albero con tutte quelle con i glitter in quest'altra borsina. Qui invece tutti i decori in legno e in peluche, un pacchettino regalo. Io in realtà l'ho rimpacchettato e la scatola è vuota, così lo tengo sotto l'albero di bellezza, quindi questo lo conservo. Qui invece ci sono le luci e tutte le altre palline.
Ed ecco qua il soppalco sgombero da tutte le cose del Natale. Tra l'altro, vedete tutti i cuscini ammassati perché quelli li ho completamente sfoderati. Ho tolto tutte le fodere natalizie. Adesso le butto in lavatrice così le posso poi mettere via. Ma stavo anche pensando di andare a sfoderare tutti questi cuscini, quelli che teniamo sempre tutto l'anno sul divano. Questi li abbiamo fatti fare quando abbiamo fatto fare il divano. Infatti l'imbottitura di queste è molto più bella e di qualità rispetto a quelli che invece sono un po' più morbidini. Però insomma hanno bisogno di essere lavati, quindi quasi quasi sfodero anche quelli e metto tutto in lavatrice. Poi nei prossimi giorni, o meglio nelle prossime settimane, devo assolutamente lavare anche il divano, quindi sfoderare tutto, sia gli schienali che il divano principale, però quello lo farò nelle prossime settimane. Intanto ho riordinato tutto, ho tolto qualsiasi cosa natalizia e guardate quanto è più libero e spazioso adesso il soppalco. Tra l'altro, non so se vi avevo mai fatto vedere, ma qui alla fine sono andata a mettere questo specchio di IKEA. Questo l'avevamo in camera da letto quando poi abbiamo spostato il letto. Questo l'abbiamo tolto ed è rimasto per un po' in taverna. E invece adesso ho deciso di metterlo qui sul soppalco e devo dire che mi piace come ci sta. Qui c'è la solita poltroncina di IKEA, al quale ho tolto anche qui il cuscino di Natale. Anche questo lo dovrei sfoderare e lavare, però per il momento non pensiamoci. Qui ho rimesso la lampada che prima avevo in camera da letto perché alla fine mi piace molto di più qui. E quando sono venuti a metterci l'armadio in camera, ho fatto bucare il mobile, ho fatto fare questo foro sul mobile per poter far passare i fili del televisore. Sapete che prima passavano sul mobile, non mi piacevano assolutamente, andavo a coprirli con il poster. Adesso invece passano da sotto. Qui è momentaneo perché dobbiamo andare a fissarli sotto al mobile per tutta la lunghezza, fino poi agli interruttori. Intanto però li abbiamo spostati da sopra a sotto, poi andremo a sistemare anche questi fili che ovviamente non resteranno così a terra. In sala da pranzo invece ho sistemato così. Sul tavolo lascio sempre questo bellissimo vaso con questi fiori secchi, hanno ormai un anno. Questi sono di Colvin e sono ancora perfetti. Mi piacciono talmente tanto che li lascio sempre tutto l'anno. Sopra alla stufa invece ho messo questi due poster, ho lasciato poi il vaso e ho aggiunto una candela nera. Diciamo che stavolta, dicevo, mi ha chiamato Ste perché non rispondevo al telefono. Comunque ho dato un tocco di nero in casa lasciando questo vaso, aggiungendo questa candelina di Ava May con il pack totalmente nero e anche qui ho messo un'altra candela nera. E semplicemente il vaso che lascio di solito con l'orchidea dell'IKEA. Molto minimal, poche cose, ma secondo me nel posto giusto. E adoro vedere tutto in ordine senza più le cose di Natale. Sono molto soddisfatta. Era da un po' di giorni che volevo togliere tutte le cose natalizie. Alla fine, oggi 10 di gennaio, ho finito tutto perché alla fine sabato abbiamo tolto le cose più importanti, albero di Natale compreso, però due o tre cosine erano rimaste, dovevo ancora finire di sistemare il soppalco e ho ultimato oggi. Comunque, io spero che il video vi sia stato di compagnia. Fatemi sapere se voi avete già tolto tutti gli addobbi di Natale, albero compreso, ma credo di sì, visto che ormai siamo già a metà gennaio. Fatemi sapere come avete passato le feste di Natale, come è iniziato il vostro nuovo anno. Io tutto sommato, dai, non mi lamento, spero in un anno positivo, insomma lo spero proprio, insomma, e lo auguro anche a voi. Se non siete iscritti, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Un bacione e a presto, ciao!